Numerose e discordanti sono state le notizie relative alle condizioni del presidio ospedaliero di Piedimonte Matese. A chiarirci le idee è il direttore sanitario Roberto Capitani. A seguito del sisma vi sono state una serie di micro lesioni che hanno obbligato a intervenire e a verificare lo stato dei luoghi per poter intervenire nella maniera più idonea possibile. Lo stato di pericolosità, a mio modesto parere, è stato rilevato particolarmente rilevante a livello del terzo piano, dove stanno le unità operative di pediatria e ginecologia, ostetricia e ginecologia. In tutti e due i casi si è provveduto per il trasferimento dei ricoveri o la dimissione, e in attesa di una verifica ulteriore tecnica a questo punto sui problemi che erano stati rilevati. Oggi, anche per l'intervento del dottor Danzi e l'impegno diretto del dottor Menduni, la direzione generale, sono venuti a fare un sopralluogo tecnico il comando dei vigili del fuoco e il comando provinciale delle guardie forestali. Dal comando, dalla relazione, dalle indicazioni che sono state fornite per via verbale, risulta che la situazione di pericolo non è presente e per si è provveduti quindi a ristorare ovvero la vecchia condizione organizzativa, e quindi i due reparti sono stati riaperti tra virgolette. In realtà non erano stati mai chiusi, in realtà erano stati dimessi i pazienti, il che poi è un eufemismo tipico delle nostre zone. E quindi si è visto questo. Nello stesso tempo, da parte della direzione generale, abbiamo avuto un impegno diretto per finanziare opere di ristrutturazione e di riadeguamento dell'intero ospedale. Questo è tutto. Quindi in linea di massima possiamo tranquillizzare le persone? Io ritengo che dovete tranquillizzare. Noi abbiamo agito in via di massima cautela. Cioè, noi abbiamo agito per dire la massima cautela è garantita. Da Piedimonte Matese è tutto, Luisa Porto per italianews24.net.